Ciao, in questo video vediamo come Paul McCartney ha scritto la progressione di accordi perfetta in questo pezzone. Parliamo di un brano che non ha bisogno di presentazioni, ovvero Here, There and Everywhere, un grande classico beatlesiano tratto da quel capolavoro che è l'album Revolver del 1966 e scritto da quel geniaccio di Paul McCartney, che è probabilmente il più grande compositore di musica leggera che sia mai esistito, nonché uno dei miei idoli assoluti. Bene, con questo video andiamo a vedere come suonare questo brano e tra l'altro lo facciamo in un paio di modi, uno più semplice e basico, diciamo così, e un altro un pochino più sofisticato, e andiamo a capire perché è armonicamente così geniale. In più ti lascio anche, come quasi in tutte le mie lezioni, una tab spartito con anche i diagrammi degli accordi, cliccando sul link che trovi in descrizione del video qui sotto e registrandosi all'area didattica del sito. Parliamo quindi di progressioni armoniche e ti anticipo che questa ha la sua magia in due dimensioni che nel brano continuano come a rincorrersi ed è proprio l'alternanza di queste due dimensioni che la rende così speciale. Ecco, ma proprio perché parliamo di armonia, devo fare una velocissima parentesi, perché ogni volta che faccio un video con un'analisi armonica arrivano un po' sempre gli stessi commenti. Ma Paul non pensava certo a queste cose quando l'ha scritta. Oppure, ma è andato a istinto, non ha mica ragionato così. Oppure ancora, ma non si facevano mica tutte queste pippe quando scrivevano le cose. Ecco, ho già risposto davvero in più occasioni a questo tipo di osservazioni, ma facciamo un velocissimo sunto del perché lasciano un po' il tempo che trovano. 1. Imparare la musica attraverso i libri, oppure attraverso la ascolto e la pratica diretta sono due percorsi diversi, entrambi validi, che spesso portano allo stesso risultato, ovvero comunque conoscere la musica. Spesso si tratta solo davvero di dare nomi diversi alle cose, quindi quella che io chiamo una progressione 2-5-1 o una progressione dorica, magari per Paul McCartney, per capirsi con John Lennon, diventava la progressione scozzese o la progressione caciotta, che ne so. E questo mi porta al punto 2, chiamare le cose con dei nomi didattici codificati non è uno show off, si direbbe in inglese, non è uno sfoggio di termini, è semplicemente usare un linguaggio che possa essere capito da altri musicisti. Con i nostri amici possiamo anche capirci sulla progressione armonica cacciotta, ma se poi parliamo con qualcun altro magari non ci capirà. Numero 3, l'armonia si studia perché aiuta a capire, a diventare più consapevoli, a sapere cosa suoniamo, e questo ci porta anche al motto di lezionichitarra.it, che appunto è "e sai cosa suoni". 4. Lo studio dell'armonia aiuta a capire le similitudini tra i brani, aiuta a capire le influenze, da dove arriva un certo brano, Life on Mars di David Bowie che è stata presa da My Way di Frank Sinatra, aiuta a capire tutti questi meccanismi e davvero a comprendere meglio anche la storia della musica. Numero 5, permette di prevedere quello che sta per succedere in una canzone e accelera in modo incredibile il processo per imparare i brani e per imparare le progressioni degli accordi, quindi chi ha studiato armonia ci metterà sempre meno tempo rispetto a chi non l'ha fatto per tirare giù i brani ad orecchio. Numero 6, l'armonia non sminuisce in nessun modo l'emozione e l'ispirazione, la magia della composizione del brano. Chi dice questo dice una falsità, si tratta semplicemente di due piani completamente diversi. Punto numero 7, non ultimo, interessa a tantissimi, quindi quando mi sento dire, mi sento scrivere, ma questo video è inutile, non interessa a nessuno, è falso. L'armonia interessa a tantissimi e la prova la danno appunto le visualizzazioni che fanno i video che parlano di armonia. Tantissime persone sono
interessate. E questo ci porta all'ultimissimo punto, numero 8, altrettanto importante: se non sei interessato all'armonia, se a te personalmente non interessa, non ti piace, non sei obbligato a seguire un video che ne parla. E con questo spero che davvero sia tutto su questa parentesi. Bene, siamo finalmente pronti davvero adesso per tuffarci all'interno del brano. Come detto, abbiamo due dimensioni che rendono questo brano così magico dal punto di vista armonico, e c'è un ulteriore elemento che Paul McCartney utilizza a differenza di altre composizioni di altri artisti, e lo vediamo alla fine del video. Ma buttiamoci appunto nelle due dimensioni principali. Quali sono? Allora, la prima dimensione è quella della strofa, ed è una dimensione maggiore, semplicemente. Quindi il brano è in sol maggiore, e se guardiamo alla struttura armonica della strofa è qualcosa di questo tipo. È davvero da manuale, potremmo dire, perché è l'armonizzazione di una scala di sol maggiore. Cosa significa questo? Che abbiamo proprio gli accordi in scala sol, la, si, do, e vediamo la qualità di questi accordi, che è maggiore, minore, minore, maggiore, rispetto a quindi la classica armonizzazione di una scala maggiore. Ne ho parlato già in diverse altre lezioni, però senti come suona incredibilmente naturale, no? Bellissima. Bene, ho detto all'inizio del video che avrei spiegato come suonare questa canzone in un paio di modi diversi. Quindi questa cosa che stiamo vedendo adesso è una versione più semplice, più basilare, suonata per triadi, che poi è quella del disco, è quella con cui viene suonata dai Beatles, no? Quindi abbiamo sol maggiore, molto semplicemente, possiamo farlo con un barré, poi abbiamo la minore, ok? In questo modo, quindi da maggiore diventa minore, si minore. Ok, dal punto di vista dell'accompagnamento sto suonando con le dita, ma la possiamo fare benissimo anche a plettro, facendo una specie di un piccolo arpeggino che funziona in questo modo. Bene, una versione più sofisticata, leggermente più sofisticata, che secondo me suona altrettanto bene se non meglio, è una versione quasi jazzata, aggiungendo anche le settime agli accordi, quindi suonandoli non solo come triadi, ma accordi a quattro voci, così. Che meraviglia! E anche sulla melodia funziona perfettamente. Veramente bellissima, no? Questi voicing, queste forme di accordi, come funzionano? A differenza del barré, saltano la corda La. Quindi la corda La non viene suonata, si mette la nota fondamentale dell'accordo sulla sesta corda con l'indice e si va poi dopo a completare l'accordo in questo modo. Quindi questo è il caso del Sol Major 7. Quindi vedi che abbiamo, anziché la nota, l'ottava, diciamo, Sol Sol, si scende in un semitono, abbiamo questa settima maggiore. E questa è una classica forma jazzistica, no? Ma anche in questo brano pop funziona perfettamente. Il suo equivalente minore si suona così, La minore, quindi si mette la fondamentale questa volta col dito 2 e si fa un mini barré con l'anulare che schiaccia le corde Re, Sol e Si. Sono queste due forme fondamentalmente, perché abbiamo questo sul primo accordo, questo sul secondo accordo, questo sul terzo accordo e ancora maggiore, Major 7, sul quarto accordo. Senti com'è veramente bello e naturale suonare la progressione iniziale, no, della strofa in questo modo. Bene, subito dopo cosa succede? Quindi si ripete due volte. Arriva questa parte che è una prima cesura bellissima rispetto a ciò che abbiamo in precedenza, perché si passa appunto da una classica armonizzazione di sol maggiore a questo, questa sequenza di accordi che è un'idea di 2-5-1 in Mi. Ora ti spiego meglio che cosa intendo. Il 2-5-1 è una struttura classicissima che si usa nel jazz, ma si usa anche tanto nella musica leggera, e nei Beatles capita di continuo. Questo a riprova del fatto che loro l'hanno sentito nei dischi. Magari non lo chiamavano il 2-5-1, sicuramente non lo chiamavano il 2-5-1, magari lo chiamavano, non so, il giro di accordi, che ne so, Charlie Parker, non lo so, sto sparando una cosa a caso, no? Gli avranno dato un altro nome, però sta di fatto che l'hanno ascoltato, l'hanno messo nelle loro canzoni, ok? Ma che cos'è la cosa speciale di questo 2-5-1? È che abbiamo un 2-5-1 che
è questo fa diesis minore, si settima in mi maggiore. Quindi sarebbe così che si completerebbe, no? La struttura nella sua maniera più naturale e tradizionale. Fa diesis minore, o fa diesis minore settima, si settima, mi. Però qual è qui la genialità? È il fatto che in realtà Paul McCartney lo fa. Finire in mi minore, ok? E questo è, suona veramente in modo interessante. Quindi fa diesis minore, si maggiore, si settima e mi minore. E quindi ci riporta un po' in carreggiata, perché il mi minore in realtà è un accordo della tonalità di sol maggiore. Anzi, è l'accordo gemello minore, relativo minore della tonalità di sol maggiore. Quindi diciamo che il fatto di tornare mi minore ci riporta appunto all'interno della nostra tonalità di sol maggiore. Ma questo 2-5-1 in mi maggiore, per poi dopo risolvere ancora su mi minore, è veramente molto molto bello e interessante. Bene, prendiamo questa nozione, ovvero che il 2-5-1, quindi fa diesis minore, si settima, ma più in generale l'accordo di dominante, quindi il si settima, può fare da bivio, da spartiacque, ovvero risolvere sia in maggiore che in minore, come abbiamo appena detto. Prendiamo questo concetto e mettiamolo un attimo da parte, teniamolo lì perché ci servirà fra poco per un motivo ancora più importante. Bene, dopo il mi minore la progressione prosegue, c'è un la minore e poi ancora un 2-5-1 la minore re settima, che è un 2-5-1 di sol fondamentalmente. Quindi questo la minore risolve la prima volta sul sol maggiore, quindi si riparte col secondo giro di strofa normalmente, no? Una volta ripetutasi un'altra intera strofa e arrivati ancora al punto la minore re settima, succede la cosa più stupefacente all'interno del brano, che è un po' la chiave di volta che cambia tutto, ovvero abbiamo la minore re settima e anziché andare su un sol maggiore andiamo su un si bemolle maggiore. Ecco, questo accordo veramente cambia il mondo e soprattutto non si capisce da dove arriva questo si bemolle maggiore, che sembrerebbe non aver alcun legame con l'accordo di sol maggiore. Ma in realtà con un piccolo passettino in più possiamo capire qual è la logica di questo si bemolle maggiore. Abbiamo detto all'inizio che il brano, la strofa, era in sol maggiore e che aveva la sua relativa in mi minore. Quindi abbiamo detto il suo accordo gemello, il suo accordo siamese, no? Sol maggiore e mi minore, quindi sono praticamente la stessa tonalità. Sol maggiore, mi minore. Quante volte l'abbiamo visto nella stessa canzone, no? Sol maggiore e mi minore. Bene, si bemolle ha il suo accordo relativo minore in sol minore. Quindi possiamo dire che siano di fatto la stessa tonalità, semplificando, no? Quindi possiamo dire che quando compare questo si bemolle maggiore, in sostanza stiamo passando in sol minore. Quindi in pratica da sol maggiore passiamo a sol minore, che è la cosiddetta tonalità parallela di sol. Ecco, ma visto che appunto alcuni termini, queste parolone, possono confondere, cerchiamo di farlo proprio semplice, più semplice possibile. Cosa sono queste tonalità parallele? Sono quando io ho ad esempio la tonalità di sol maggiore con i suoi accordi e parallelamente ho la tonalità di sol minore con i suoi accordi. Sono due tonalità diverse ma che hanno qualcosa in comune, si muovono in qualche modo parallelamente, perché il primo grado ad esempio di ciascuna è sol in un caso maggiore e nell'altro minore, ma ecco, hanno questa sorta di parallelismo. E un'altra cosa che hanno in comune, oltre all'accordo di primo grado, che in un caso è maggiore e nell'altro minore, è l'accordo di quinto grado, ovvero l'accordo di dominante che abbiamo già citato. Quindi se noi contiamo sol, la, si, do, re, il re settima, questo accordo è accordo di dominante sia per la tonalità maggiore sia per la tonalità minore. Quindi vedi bene che sono parallele e hanno anche alcuni importanti elementi in comune. Ma andiamo quindi a vedere l'intera sequenza in sol minore del ritornello, che fa circa così. Quindi questo giro abbiamo si bemolle maggiore, come abbiamo detto, sol minore, do minore, re settima, accordo di dominante sia di sol minore che di sol maggiore. Nel primo caso riporta in sol minore. Ok? Su sol minore succede qualcosa di incredibile. C'è una chitarra sovraincisa che fa questo. Un bellissimo cromatismo avanti e indietro che io ho ricostruito nella mia versione suonandolo in questo modo. Ho tenuto il basso dell'accordo con il pollice in questo modo.
ho eseguito questo cromatismo sulla base del sol minore. Ecco, qui c'è una piccola analisi armonica da fare all'interno dell'accordo, perché questo cromatismo non è solo un cromatismo, non è semplicemente un sol minore sulla quale viene fatto questo. Ogni nota di quel cromatismo sottende un accordo o comunque un colore diverso da dare sul sol minore, perché se noi lo pensiamo così, sol minore col mi bemolle, sol minore col mi, sol minore col fa. Quindi se noi lo suoniamo come scala, certo suona come una scala cromatica, ma se lo mettiamo all'interno dell'accordo, senti che ogni nota che aggiungiamo dà un colore diverso, generando accordi diversi. Il primo è un sol minore puro, quando abbiamo la nota re. Il secondo sembra quasi un mi bemolle, perché aggiungiamo questo mi bemolle. Il terzo sembra quasi un do settima. E il quarto sembra quasi ancora un sol minore settima. Quindi li possiamo vedere come quattro accordi, ma ripeto, il modo più semplice per concepire queste quattro forme è vederle come quattro diverse sfumature sull'accordo di sol minore, ok? Quindi sol minore con la quinta eccedente o la sesta minore, sol minore sesta, sol minore settima, sono tutte variazioni dello stesso accordo. Quindi lo possiamo suonare così. Questo è un po' jazzistico, se vogliamo lo possiamo suonare come ho fatto io, in questo modo, ok? L'idea è sempre la stessa. Dopodiché appunto abbiamo do minore, re settima. E cosa succede dopo il re settima, che è il nostro accordo di dominante, che quindi sta in mezzo tra le due tonalità parallele, che la seconda volta invece ci si porta sul sol maggiore, ed ecco che il cerchio si chiude. E qui riparte ancora la strofa, no? Quasi non ci accorgiamo nemmeno che succede, tanto è naturale. Quindi per sintetizzare, che cosa abbiamo? Abbiamo la parte maggiore, l'accordo di dominante in mezzo al re settima, la parte minore, l'accordo di dominante. Quindi questo accordo di dominante fa sempre da cuscinetto, sempre questo bivio, questo effetto sliding door. Non sappiamo se andremo da una parte o dall'altra. Paul McCartney l'ha usato per continuare a fluttuare tra queste due tonalità parallele, con questo effetto quasi infinito, no? Che vorresti che non finisse mai e sembra non finire mai, sembra essere sempre in divenire. Ed è appunto questa la magia di questa canzone, questo giocare con le due tonalità parallele. Ma, come ti avevo anticipato, c'è anche un ulteriore elemento di genialità che distingue anche questo brano da altri che hanno avuto un'intuizione simile. Te lo spiego tra poco. Bene, prima di farlo ti ricordo che puoi imparare la chitarra con me attraverso i nostri corsi su lezionichitarra.it. Ci sono tutti i corsi miei, ma anche i corsi degli altri bravissimi insegnanti, alcuni dei migliori chitarristi in Italia, come Cesario, Lelio Storietese, Osvaldo Di Dio, Riccardo Bertuzzi, Paolo Pilo. E ci sono corsi su tutti gli argomenti. Per esempio, se ti piace l'armonia, come in questo caso nelle canzoni, c'è il mio corso acustico intermedio, che si chiama acustico, ma in realtà può essere seguito sull'acustica o sull'elettrica. Ma ci sono corsi veramente per tutti i livelli, per tutti i generi musicali, gli stili chitarristici e le esigenze. Quindi ti invito a scoprirli cliccando sul link che trovi in descrizione del video qui sotto. Ma ora continuiamo. Bene, come ti dicevo, c'è un ulteriore elemento che rende questo brano speciale rispetto a un certo tipo di cliché, che vede sempre l'uso delle due tonalità parallele, quindi ad esempio della strofa in una delle due tonalità e il ritornello nell'altra. Ma la cosa più comune che si trova in musica leggera è il contrario rispetto a quello che ha fatto Paul McCartney, ovvero avere una strofa in minore, più introspettiva, più triste, e poi dopo aprirsi in maggiore nel ritornello. Questo è un classico espediente, no? Lo vediamo sempre parlando di Beatles in While My Guitar Gently Weeps di George Harrison, no? Che ha usato questo espediente. Quindi strofa in la minore. Strofa in la minore. Accordo di dominante che fa appunto da bivio, da spartiacque, come abbiamo appena visto, e poi nel ritornello si apre in maggiore. Okay? E questo è un cliché più ricorrente, ci sono tantissime canzoni, pensiamo anche soltanto a tutta la tradizione della musica italiana. Ora mi viene in mente Vacanze romane di Mattia Bazar, no? Strofa in minore. Dove sei? Eri con me. Strofa in minore, quindi più triste, più introspettiva, ma poi ritornello. Dolce vita che sei.
che si apre in maggiore. Questo succede veramente in tantissime canzoni, fateci caso. Adesso mi sono venuti in mente questi due esempi, ma ce ne sono tantissimi. Ecco, il genio di Paul McCartney sta nel ribaltare completamente questo paradigma. Quindi usa sì le tonalità parallele, ma le inverte. E quindi anziché avere una strofa più riflessiva e aprire, poi dopo in maggiore nel ritornello, fa il contrario. C'è una strofa più dolce, rose e fiori, tipica McCartiana. Nella strofa, appunto, e poi dopo è il ritornello a diventare più, già da qui si fa più drammatico, no? Nel ponte, chiamiamolo così. E poi dopo il ritornello diventa più drammatico, minore. Per tornare ancora poi dopo sulla strofa, su questa parte più rassicurante data dal maggiore nella strofa. Quindi genio di Paul McCartney anche nell'invertire il classico paradigma usato in musica leggera del minore nella strofa e maggiore nel ritornello. Bene, credo che sia tutto. Questo è soltanto uno degli esempi in realtà della genialità di Paul McCartney, ne vedremo sicuramente altri. Anzi, fatemi sapere nei commenti quali altri brani di questo straordinario compositore vi piacerebbe vedere analizzati in questo modo. Ora sta a te ricostruire il brano con degli accordi, se vogliamo, più semplici, con le triadi o in quella versione più jazzata che ti ho fatto vedere. In entrambi i casi hai lo spartito tab che ti aspetta all'interno dell'area didattica del sito, e a me non resta che ringraziarti e ringraziarvi per l'ascolto. E noi ci vediamo al prossimo video.